Ciao, innanzitutto grazie a tutte le persone che stanno mettendo like alla mia pagina Facebook, che si stanno iscrivendo al canale qui su YouTube e che stanno seguendo il mio blog su GreenMe. Vi ringrazio di cuore tutti perché in un mese siamo già in più di 500 fan su Facebook e sono molto soddisfatta. Oggi prepareremo un burro cacao per le labbra. E vedremo che potremo prepararlo anche senza ordinare nulla su internet. Vediamo quali sono gli ingredienti. Il primo ingrediente è il burro di cacao, che è questo qua e che stranamente non profuma di cacao, come uno si potrebbe aspettare. Questo si trova ovviamente su internet, però lo potete anche comprare in pasticceria. Il secondo ingrediente è il burro di karité. Se non ce l'avete, potete sostituire il burro di karité con l'olio. L'ideale sarebbe l'olio di albicocca, ma se non volete fare un acquisto su internet va benissimo anche l'olio che avete in casa, ad esempio l'olio di girasole. Dopodiché ci servirà una cera. Io uso le cere vegetali perché preparo dei prodotti vegan, quindi adatti anche ai vegan. Se non siete vegan e volete utilizzare la cera d'api, la trovate semplicemente al mercato dall'apicoltore, quello che vende il miele. In genere la vendono a chi ristruttura i mobili perché serve, credo, per lucidare i mobili, non lo so. Allora, poi ci serve la vitamina E, ma è un ingrediente facoltativo. Questo ovviamente lo trovate solo su internet. Serve a non fare irrancidire gli oli, però un burro cacao ha più o meno, sono circa 10 ml di prodotto, non irrancidisce così in fretta, quindi se non ce l'avete non lo mettete. Per profumare, in genere si utilizzano gli oli essenziali, ma se non li avete potete usare l'olio resina di vaniglia che trovate anche al supermercato, la vendono nel reparto dolci. Questi sono gli ingredienti che ci servono. Poi ci dovremo procurare una tazzina di vetro per riscaldare a bagnomaria come sempre o al microonde se non siete contrari all'uso del microonde e poi un barattolino. Potete utilizzare uno stick anche riciclato da vecchio burro cacao oppure un barattolino del genere, vanno bene anche quelli delle piccole marmellatine o dei piccoli mieli se li mangiate. Abbiamo pesato i nostri ingredienti con la nostra bilancina di precisione e abbiamo 2 g di cera di mimosa, a cui aggiungiamo 2 g di burro di karité, mettiamo tranquillamente tutto insieme e 6 g di burro di cacao. Le proporzioni sono il 60% di burro di cacao, il 20% di burro di karité e il 20% di cera. Se non volete proprio usare la cera perché non trovate quella vegetale e non volete usare la cera d'api, semplicemente non mettetela e aumentate le dosi del burro di cacao e del burro di karité o dell'olio se usate l'olio. Ovviamente non potrete utilizzare uno stick come quello che vi ho fatto vedere prima perché non rimarrà il burro di cacao abbastanza solido e quindi non potrà essere utilizzato come stick. Lo potete invece mettere in un barattolino del genere. Non utilizzando la cera, ovviamente poi avrà una tenuta minore anche sulle labbra. Andiamo avanti, aggiungiamo, questa è la nostra vitamina E, vedete che è proprio poca. E poi aggiungiamo qualche goccia della nostra olio resina di vaniglia. Queste siringhine vengono date insieme ai prodotti che acquistate se li prendete su internet, altrimenti vabbè, la vitamina E vi ho detto è facoltativa e l'olio resina di vaniglia semplicemente ne versate qualche goccia. Ora andiamo a riscaldare il tutto o a bagnomaria o, come vi dico sempre, anche al microonde. Se scegliete bagnomaria, pentolino e una presina, uno straccio per non far rimanere il vetro a contatto con il metallo, altrimenti si rompe. Ora che il nostro composto si è sciolto, lo versiamo, oppure ancora meglio, lo preleviamo con una siringa e dopodiché lo versiamo, non so se si vede, lo lasciamo così com'è, senza muoverlo, per 24 ore ad asciugare.
Dopo qualche ora il nostro burro cacao si sarà solidificato e potremo utilizzarlo. Se al posto dell'olio ripieno di vaniglia vogliamo aggiungere gli oli essenziali, dobbiamo ricordarci che sono termolabili, quindi vanno aggiunti quando la preparazione si è intiepidita, non troppo perché se abbiamo aggiunto la cera si solidificherà in fretta. Sempre dopo che avremo sciolto i nostri ingredienti, potremmo aggiungere anche una punta di colore minerale. Questa è una mica rosa, non so se si vede, è molto brillante, colorata, ne basta veramente una punta per ottenere un balsamo per le labbra che sia anche leggermente colorato. Ad esempio questo l'avevo preparato con una mica marrone qualche mese fa ed è colorato. Se vi è piaciuto il video continuate a seguirmi, grazie anche a tutte le persone che hanno preparato il deodorante, il sapone e tutte le cose che hanno visto nei miei precedenti tutorial. Grazie, ciao anche da Bubba.